Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno, qui nella splendida area stile dal Royal Hotel di Sanremo abbiamo Francesco Guasti, ciao! Ciao ragazzi, grazie dell'invito! Ma niente, guarda, chiediamo di solito a tutti gli artisti che cosa si prova prima dell'esibizione, invece a te che cosa si prova dopo? Dopo è un insieme di emozioni, no? Una sorta di frullatore di emozioni, perché c'avevi la paura un minuto prima di salire sul palco, poi invece ti sei liberato, quindi c'è un po' un down adrenalinico che ti mette un po' KO. Però nonostante questo KO non riesci a dormire, io sono andato proprio a dritto alla mattina quasi. Alla mattina quasi, però bisogna subito ritrovare la concentrazione perché c'è la finale dei giovani. Sì, io ho avuto la fortuna di cantare la prima sera dei giovani, quindi ieri sera mi sono un po', tra virgolette, rilassato guardando gli altri. Però sì, stasera la finale, quindi bene, comunque vada, sarà comunque un successo, perché avere due passaggi in un contesto così importante è già un bel traguardo. Francesco, torniamo indietro, nel senso che avevi già provato le selezioni, sì. E lo spiego perché proprio ha dato il là per scrivere la canzone di questo Sanremo, nel senso che ti eri arrabbiato così tanto che all'ultimo non eri entrato nella rosa dei giovani, che insomma mormorano così i media, hai dato un pugno alla porta, hai trovato la carica. Sì, diciamo lo scorso anno sono un po', è come se fossi arrivato a Roma senza vedere il Papa, no? E quindi da qui è nato Universo, una canzone che parla di speranza, più che altro di speranza, e la dedico soprattutto ai miei coetanei, alla mia generazione, quella dei trentenni. Troppe volte ci sentiamo dire di essere vecchi per sognare, no? È quell'età un po' strana, il trentenne, quello che non è né più giovane e non è nemmeno tanto adulto. Secondo me l'aggettivo da coniare è giovane con esperienza, con qualche esperienza in più. E quindi la dedico a loro e dico a tutti di indossare il miglior paio di scarpe, correre verso il proprio presente, se ci crediamo realmente diventerà il nostro futuro. Durante invece la tua esperienza del talent hai avuto come giudice Piero Pelù e mi dicevi tra l'altro fuori onda che oggi è proprio il suo compleanno, anzi gli facciamo gli auguri. Ciao Piero, auguri. Facciamoglieli bene, dai. Ciao Piero, auguri e un abbraccione da Sanremo in quel di Firenze, perché dovrebbe essere tornato a Firenze. A proposito invece del suo stile rock, ti ha dato dei consigli, vi siete sentiti? Ma sì, alle selezioni sì, poi con Piero comunque è nata anche un'amicizia al di là del concorso talent The Voice, quindi con lui ho potuto anche collaborare per un periodo, quindi è stata una bellissima esperienza che porterò sempre con me. Io tutte le volte che sono con Piero cerco, ma anche in ambiti normali, anche veramente a mangiare la pizza, mi trasformo un po' in spugna per assorbire la sua energia, perché è veramente un grande artista. Dopo Sanremo invece che ci sarà? Ci sarà un disco che è uscito proprio oggi, che si chiama Universo, e che racconta un po' di me, e ci sarà un po' di firmacopie e poi partiamo con il tour in giro per l'Italia a presentare il progetto live. Molto bene. Senti, invece hai descritto prima la generazione dei trentenni, non so, una parola, magari una canzone più avanti anche per la generazione dei quarantenni che si sentono un po' sempre adolescenti, che dici? Volentieri, però ci devo arrivare perché ancora non ci sono, quindi non avrei dovrei frequentare un po' di quarantenni, nel senso amici, una bevuta, un po' di pizza insieme per capire quello che ci hanno in testa. Noi qui all'area stile stiamo sempre qua, quindi allora, se vuoi frequentare ora, una di questi giorni vengo qua, ascolto un po', mi dice, tiriamo giù qualcosa insieme. Grazie davvero, grazie di aver scherzato grazie con a voi, me. Ma ci mancherebbe. Se vuoi grazie salutare a voi. Invece tutti gli amici di Radio Bruno. Un salutone, un abbraccione a tutti gli amici di Radio Bruno, mi raccomando, guardate il festival, viva Sanremo e viva Radio Bruno. E viva anche Francesco Guasti. Grazie. Grazie. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.